Il Capricorno è un segno di terra, simbolicamente corrisponde al dominio, anatomicamente corrisponde alla schiena e alla colonna vertebrale, stagionalmente corrisponde al gelido cuore dell'inverno e per analogia alla tendenza a fare affidamento solo sulle proprie risorse. Le qualità del Capricorno sono la tenacia, la pazienza, le ambizioni programmate a lungo termine, la capacità di svolgere una mole di lavoro impressionante. I difetti sono la durezza, la poca pietà per i deboli, la scarsa socievolezza con una certa tendenza alla misantropia. Il temperamento è freddo e autosufficiente. Le professioni possono essere tutte, purché consentano di arrivare ai vertici. Buone predisposizioni per l'editoria e per la chirurgia. Lo sport favorito è il pugilato. Nel cerchio zodiacale, il decimo segno occupa una posizione dominante. È il più alto, quello che sembra raccogliere in sé tutto quanto è stato fatto in precedenza per portarlo al massimo rendimento, prima di cedere il passo a un nuovo periodo stagionale, a una nuova vita che si prepara. Stare in vetta è dunque l'aspirazione del Capricorno, che non ne fa un segreto, anzi è giustamente orgoglioso delle sue capacità di raggiungere il successo. Lavoratore instancabile, sa giocare sui tempi lunghi e questa è una notevole base di forza. Infatti, la smania dei riconoscimenti immediati è spesso suggeritrice di imprudenza, mentre il potere conquistato passo per passo offre ottime garanzie di durata. Nella sua implacabile ascesa, il Capricorno è costretto a ignorare i deboli e i vinti che si lascia alle spalle. Eppure compie tale operazione con lealtà, senza simulare sentimenti che non prova. La vita accanto a un simile personaggio non è sempre facile, bisogna rispettare il suo amore per il silenzio, il suo bisogno di isolarsi almeno per qualche ora al giorno. In compenso, egli offre garanzie di rigore morale e di solidità economica. L'uomo Capricorno è un po' cupo. Esercita la sua autorità in famiglia con severità, ma anche con equità. Se è rispettato, rispetta a sua volta gli altri. In amore è apparentemente freddo, ma con una passionalità pronta a esplodere. La donna Capricorno è molto solida e affidabile. Si può sempre contare su ciò che promette. Tendenzialmente è più generosa del Capricorno uomo. Spesso aiuta il compagno nella sua attività. È tuttavia una madre un po' fredda. Il bambino Capricorno è l'unico che non richiede coccole e tenerezze, anzi tende a respingerle. Ciò non significa che sia insensibile, ma ha bisogno di comprensione razionale e di dialogo. Il Capricorno, con ascendente Capricorno, tende a diventare un po' più estroverso e socievole. Gli altri due segni di terra, il Toro e la Vergine, accrescono le sue capacità lavorative e la sua parsimonia. Dei tre segni d'acqua, Cancro e Pesci rendono il Capricorno più affettivo, mentre lo Scorpione rischia di rafforzare la sua durezza con risvolti di crudeltà. Dei tre segni d'aria, Gemelli e Acquario sono forse i migliori perché alleggeriscono il rigore del temperamento capricornico, mentre la Bilancia invece lo rende più razionale ma più freddo. I tre segni di fuoco, Leone, Ariete e Sagittario, hanno buone influenze sul carattere, ma costringono il Capricorno a rinunciare alla sua fondamentale prudenza. Quali sono i partner ideali per il Capricorno? Senza dubbio gli altri due segni di terra, il Toro e la Vergine. Fra questi tre si stabilisce una corrente di intesa basata sulla programmazione attenta del lavoro, sull'efficienza, sul risparmio, sul bisogno di sicurezza. È ben difficile che una coppiata Capricorno-Toro o Capricorno-Vergine
conceda spazio all'improvvisazione, al rischio o al salto nel buio. Certo, ci sono delle differenze che consentono sfumature nel rapporto di coppia. Il Toro è molto più affettivo del Capricorno e a volte può dispiacersi per certe durezze del proprio compagno, soprattutto nei confronti dei bambini, che il Toro ama molto e che il Capricorno di solito ama poco. Però anche qui l'uno compensa l'altro e il genitore Toro avrà per i figli tutte le attenzioni e tutte le cure che vengono a mancare dall'altra parte. Con la Vergine i problemi affettivi invece non si pongono, sono ambedue, Capricorno e Vergine, segni che preferiscono l'efficienza, il lavoro, il guadagno a un rapporto umano e caldo con i propri simili. Però, attenzione, la Vergine non è affatto ambiziosa, il Capricorno lo è moltissimo. Quindi bisogna che si stabilisca una sorta di equilibrio ragionato, di equilibrio lucido e sostanziale, fra un elemento trainante della coppia, che ovviamente è il Capricorno, e un elemento d'appoggio, che ovviamente diventa la Vergine. La combinazione dei due, dal punto di vista del successo, può essere assolutamente straordinaria. Con i segni d'aria i rapporti sono più difficili. Perché? Perché i tre segni di terra hanno come loro elemento vuole i piedi ben piantati al suolo, e questo svolazzare dell'aria, questo guardare le cose dall'alto senza mai prenderle troppo sul serio, li turba o addirittura li disturba. Inoltre, nessuno dei tre segni di terra apprezza molto il senso dell'umorismo, che a volte non capiscono e in altri casi considerano pungente e sprecato. Quindi c'è poco margine di gioco nel rapporto su queste basi, diciamo, colloquiali o soprattutto sociali. I gemelli e l'acquario soprattutto sono molto socievoli, Capricorno e la Vergine lo sono poco e il Toro lo è così così, però anche qui si può creare un interscambio molto utile. Ossia, saranno proprio i gemelli e l'acquario che riusciranno a strappare il Capricorno a questa sua misantropia, a questo suo bisogno di stare rinchiuso in biblioteca con un libro, in silenzio, tranquillo, senza muoversi e senza uscire dal proprio guscio. La Bilancia è un altro discorso. La Bilancia che a volte condanna o giudica con severità certe durezze del Capricorno, certe sue implacabilità nel percorrere il cammino che lo porta verso lo scopo prefisso, ha però con il Capricorno una particolarità comune, ossia una grande razionalità. Capricorno e Bilancia sono capaci di distinguere chiaramente gli elementi giudicabili, criticabili o discutibili, ed è appunto questa loro capacità di risolvere i conflitti con una discussione in cui ciascuno porta degli elementi razionali che li aiuta a superare anche degli scogli gravi e degli scogli pericolosi per la loro vita in comune. Cosa accade con i segni d'acqua? Ahimè, la durezza rocciosa del Capricorno, questa sua corrispondenza simbolica con lo scheletro, con la spina dorsale che si irrigidisce, non concede cedimenti alla vita, non riesce a trovare grossi punti d'intesa con la morbidezza, la dolcezza, la sensibilità di Pesci e Cancro. Soprattutto col Cancro, dove c'è un'opposizione diretta, l'attrazione si può scatenare solo con una completa divisione dei compiti e dei ruoli. Ossia, se il partner Capricorno trova un partner Cancro assolutamente bisognoso di protezione e di scarico delle proprie responsabilità,
sulle spalle del compagno, l'intesa può andare bene. Ma se il cancro ha delle velleità e delle esigenze che vanno in rotta di collisione con le tendenze del Capricorno, le cose potrebbero mettersi veramente un po' male, cioè una visione della vita troppo dissimile perché la coppia possa funzionare bene. Con i pesci le cose possono andare un po' meglio, ma sempre sul piano di una difficoltà d'intesa fra sentimento e fredda ragione. Molto curioso invece il rapporto con lo Scorpione. Tutte e due sono segni ambiziosi, tutte e due sono segni pronti a passare sui piedi e non soltanto sui piedi degli altri per raggiungere i loro scopi. Se riescono a convogliare questa loro tendenza verso uno scopo comune senza intralciarsi a vicenda, la loro unione può essere perfetta, anche se è un po' temibile per i conviventi. Cosa accade con i segni di fuoco? Curioso il rapporto con il leone. Due segni ambiziosi e ambedue pronti a conquistare il successo con modalità molto diverse. Il leone vuole il successo di prestigio, il successo con fuochi artificiali, inni nazionali, doppio tramonto del sole. E il Capricorno se ne infischia dell'applauso, vuole il successo reale, il potere sicuro e conquistato con calma. Possono sorgere degli urti fra i due, ma molto spesso l'esperienza insegna che riescono a far coincidere le loro diverse modalità operative in un modo vincente. Ossia, il Capricorno prepara le retrovie, e il leone avanza facendo fiorire tutte le sue immagini caleidoscopiche e il successo è assicurato per entrambi. In più, questa sete di ambizione può essere un punto comune molto importante. Più difficile è il rapporto con l'Ariete, perché l'Ariete è nettamente impulsivo e rifiuta il discorso razionale. E a questo punto il Capricorno si trova spuntate fra le mani le sue armi migliori, non riesce più a capire che cosa voglia l'Ariete e spesso la faccenda si risolve in una baruffa. E infine, con il Sagittario, l'intesa può essere buona se il Capricorno non tenta di far ragionare il Sagittario e lo accetta così com'è. A questo punto il calore umano del Sagittario porta nella vita del Capricorno degli sprazzi di luce estremamente confortante.